Grinta, cuore e determinazione, ma anche bel gioco e tante occasioni da gol sprecate. Così il Verona ha battuto l'Inter per 1-0, un Inter che subisce la prima sconfitta della gestione di Suarez. È sempre lui, Eugenio Fascetti, toscanaccio sincero, un uomo che ama dire sempre l'ultima parola, ma soprattutto uno che ama la verità. Nella vittoria di un Verona quasi al completo mancava il solo Priz, a cui è stato preferito Magrin proprio all'ultimo minuto, c'è sicuramente la sua firma. Il carattere dell'allenatore si è rispecchiato al meglio in una squadra che con grinta, bel gioco e determinazione si sta tirando fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. L'Inter, dall'altra parte della barricata, non mancava solo dello squalificato Mateus, ma anche di Bergomi e all'ultimo minuto di Dino Baggio. La formazione di Luisito Suarez comunque non gioca un buon calcio, i suoi attacchi sono lenti e prevedibili e al 23esimo, su un rapido contropiede, arriva il gol di Ezio Rossi, ben ispirato dal romeno Raducciou. Reagisce l'Inter, ma l'orgoglio prende il sopravvento sulla scarsezza di idee e così il Verona controlla senza troppi affanni. Nella ripresa continua la sterile pressione dei nerazzurri, ma il Verona in contropiede ad avere le migliori occasioni. Riccardo Ferri viene espulso al 12esimo per un fallo di mano dall'arbitro Lucci. I padroni di casa hanno così ancora più spazio e lo slavo Stojkovic, dopo una lunga assenza, quasi due mesi, a tratti mostra il suo eccezionale bagaglio tecnico. Gli stranieri, ma non solo loro, della formazione veneta si danno molto da fare e il lavoro per Zenga non è dei più semplici. Il finale del match è ancora pieno di pathos. Un gol di Calisti viene annullato dall'arbitro per fuorigioco, segnalato con largo anticipo dal guardialinea. Due minuti dopo l'azione del calcio di rigore. Zenga è costretto ad uscire a valanga su Pellegrini, subentrato da qualche minuto a Magrin. E non sembrano esserci dubbi di alcun tipo. Qualche dubbio invece lo ha solamente Stojkovic, stanchissimo, che spedisce il pallone quasi in curva. Ma i tifosi veronesi va bene anche così. Fascetti, se carattere e grinta facessero classifica, starete in lotta per la UEFA? Ah sì, insomma, fino adesso eravamo proprio, io dico i 13 punti, 14 punti che avevamo proprio l'abbiamo fatti coi denti. Oggi abbiamo visto cosa può fare il Verona al completo. Dove avete vinto questa partita? No, ma io dico che i primi 20 minuti sono stati abbastanza difficili perché non riuscivamo a uscire in contropiede, fatto il gol, allora abbiamo interpretato bene la partita. Inter che perde, Zenga migliore in campo, segno di un malessere? No, segno che personalmente mi alleno bene, personalmente riesco a mantenere la concentrazione. Poi ne farei volentieri meno di essere migliore in campo e che l'Inter vinca, però non sempre può essere così. Il problema dov'è? Non lo so, io sono pagato per fare il portiere e per parare. Sono altri che devono stabilire dove sono i problemi, non decisamente io. Che hai pensato quando hai visto quella grande parata di Gregori? No, ho pensato prima di tutto che Gregori è molto bravo. Questo va a suo vantaggio. E che Davide Fontolano è veramente in un anno in cui non gli va bene neanche una a lui, perché è incredibile, ha fatto una cosa eccezionale, ha trovato un suo collega che ne ha fatta una ancora più grande.